Benvenuti al primo appuntamento del Lotus Cup Italy 2011, Lotus Cup Italy che è arrivato alla sua quarta edizione e il primo appuntamento è dal Lazio, precisamente dalla pista di Vallelunga. Siccome mancano pochissimi secondi alla partenza, passo subito la linea a Stefano Dast che è proprio sulla griglia di partenza. Vai Stefano! Sì, allora ci troviamo al primo posto, griglia di partenza in... pole position Nando Cazzaniga che ieri è riuscito a ottenere una pole strepitosa, 2,5 secondi di vantaggio sul secondo, e adesso do la parola a Nando. Nando, come ti trovi? Mi trovo molto bene, soprattutto grazie a voi che avete organizzato un campionato molto molto bello, diciamo che tranquillamente, io non sono più giovane, ma si può tranquillamente partecipare e ben figurare. Buono, buono, perfetto. Io direi passiamo a Castiglioni che ha fatto il secondo tempo. Castiglioni corre con una Lotus Exige, Nando abbiamo visto ha una 211 che è la barchetta, le due macchine hanno più o meno la stessa potenza. E ciao Matteo, tutto bene? Benissimo, grazie. Pronti? Pronti? Come pensi la partenza, cosa fai? La partenza cercherò di non lasciare scappare Nando subito, e allo stesso tempo dovrò difendermi dai due ragazzi qua dietro che sono parecchio acquerriti, soprattutto quello più giovane. Buono, buono, infatti dietro a Castiglioni c'è Arturo Merzario, poi Davide Durante, poi vediamo Gabriele Pieralisi e via vicendo. Francesca, ti ripassa te la linea che qua fra 3 minuti partono tutti. Ok, ci ripassi la linea, non stai lì, penso non sia troppo sicuro. Nell'attesa allora di questa partenza, intanto volevo solo dirvi che non sono sola per fortuna in questa prima... in questa mia prima di commento. Con me c'è un campione, c'è Andrea Sonvico che ha appena vinto la sua gara, il campionato italiano Gran Turismo. Ciao Andrea. Ciao. Benvenuto, grazie per accompagnarmi in questa avventura. Allora, manca pochissimo, intanto volevo dirvi che sono 10 le Lotus schierate in questo primo appuntamento, tra Lotus 211 che sono appunto le barchette come quelle di Nando Cazzaniga, quella di Pieralisi Gabriele, quella di Bobbiese Franco e quella di Vito Uzzieri. Le altre sono Exige GT Cup, quindi cambia poco rispetto all'anno scorso dal punto di vista delle vetture. Poi vedremo che invece le modifiche al campionato in sé sono alcune, nel corso della puntata, insomma della gara, le scopriremo. Vi voglio dire che quindi in prima posizione c'è Nando Cazzaniga che ieri ha fatto un super tempo, ha girato in 1.45.6. Di fianco a lui c'è Matteo Castiglioni che ha girato in 1.48.4, vicinissimo a lui Davide Durante. Intanto sono partiti per il giro di schieramento perché la partenza qui è lanciata. Quindi dietro in seconda fila Davide Durante, affiancato da Arturo Merzario, sempre lui non manca un appuntamento. Terza fila per Gabriele Pieralisi, di fianco a lui Luca Parisiotto, subito dietro Franco Bobbiese, di fianco Davide Festa, e chiudono lo schieramento Vito Uzzieri e Andrea Bertini. Vediamo cosa stanno schierando. Intanto vuoi dirci Andrea qualcosa sul circuito? Beh, circuito di Vallelunga è un misto veloce, presenta la prima curva, è denominata Curvone, che è davvero molto molto da pelo. E la parte nuova è invece piuttosto lenta ma molto tecnica, quindi una pista tra le più selettive. Ok, adesso si stanno schierando. Secondo te questa partenza lanciata, partenza da fermo, perché alcuni piloti preferiscono quella da fermo, quella lanciata, personalmente? Io arrivo da 4 stagioni di Carrera Cup dove la partenza era sempre da fermo ed ero anche tra l'altro abbastanza bravo, recuperavo sempre almeno un paio di posizioni. Oggi è stata invece la mia prima partenza lanciata, è andata abbastanza bene, anche se in realtà si può improvvisare poco perché più o meno le posizioni rimangono invariate. Sì. Il problema del quale parlavamo era il fatto che arrivi con la partenza lanciata già al primo curvone abbastanza veloce. Esatto, si arriva più veloci e più compatti, quindi magari in piste tipo Monza con una grande frenata potrebbe essere più pericoloso. Stiamo a vedere, intanto stanno scaldando le gomme.
Qua vedremo poi, perché ci sono alcuni piloti che partono con le gomme nuove, altri che invece hanno usato le gomme nuove per fare il tempo, quindi la gara la fanno con le gomme già usate. Quindi vediamo. Sicuramente chi ha deciso di risparmiare e usare le gomme nuove in gara verrà fuori a distanza, anche perché siamo in aprile ma il sole splende, l'asfalto è sicuramente molto caldo, quindi sarà anche una gara da amministrare. Una gara lunga perché sono 48 minuti più un giro, una gara lunga come molti campionati GT, quindi esatto, è la stessa lunghezza della nostra gara, 48 minuti. Stiamo a vedere. Allora, qui stanno intanto le macchine, sono arrivate al tornantino, adesso si staranno, tra poco si dovrebbero schierare, no? Una di fianco all'altra. Esatto, sì, di solito uscita la S, il primo, la pole position fa la natura, è compatta il gruppo e le vetture poi procedono appaiate all'ultima curva, la Roma. Sì. E più o meno sotto il ponte diventa il semaforo verde, quindi. Ok, è mai successo, a parte che tu sei poco esperto di partenze lanciate, è mai successo che non dessero la bandiera verde? Sì, potrebbe essere, l'ho visto in televisione, perché se le vetture non sono perfettamente allineate, il direttore di gara potrebbe decidere e di fare un altro tutto a capo. Giro. Esatto. Vediamo se sono bravi i nostri piloti. Però che ormai c'è Nando Cazzaniga in pole, che è un polpone, quindi sicuramente sarà molto bravo a compattare le vetture. Bravi. Esperienza ne ha e quindi... Assolutamente. Benissimo, le mie file sono ben appaiate. Mi sembra che stiano andando molto piano. Aspettano il verde. Perfetto. Partiti, il rumore infatti è subito cambiato. Vediamo appena ci riusciamo a vedere il primo curvone. Il Nando sta già andando, seguito da Matteo Castiglioni. Ecco che staccata. Il Teo Castiglioni tenta subito l'attacco. Bellissimo. Ai cimini, giusto? Bellissima entrata. Forzata. Perfetto. Sembra che la partita sia stata buona perché non ha creato nessun problema il curvone veloce, che insomma sì, era un po' temuto. Il curvone temuto. Ovviamente si fa in pieno, essendo arrivato molto più lenti, certo. Arrivando più lenti, perché per poi... Esatto. Anche perché è andata molto tardi, noi siamo partiti invece, abbiamo accelerato molto molto prima, loro sì. Poi sul traguardo. Quindi Teo Castiglioni con la sua car... Saetta McQueen. Esatto. Una livrea assolutamente... Sarebbe sempre piaciuto avere una macchina come Saetta McQueen. Era dall'anno scorso che avrebbe voluto farla e quest'anno ci ha sorpreso con questa macchina, e tra l'altro... anche proprio nella forma, no? La ricorda tanto. Vediamo il Nando se sicuramente non se lo lascerà scappare. Esatto, anche perché in qualifica ha fatto davvero tutto quello. Ha fatto anche 2 secondi. Quasi due. Esatto. Così voglio. Intanto battaglia nel centro gruppo. Auto gialla è Gabriele Pieralisi, che viene da Iesi. Al quarto anno. Al terzo campionato. Posto c'è il mio amico Arturo Merzario. Ecco, che tra l'altro è un po' infortunato, nel senso che. L'ho visto in cerottato. Deve averlo punto un insetto sulla fronte. Poi ha anche picchiato la fronte contro una sbarra del camion, per cui si è gonfiato tutta questa zona. Ieri faceva parecchia fatica effettivamente a vedere, ma lui. Imperterrito pilota professionista, ha fatto sia le qualifiche sia naturalmente anche le libere, quindi via vai dall'infermeria. Che tra l'altro in questa gara corre da solo, non c'è il suo compagno Paolo Meroni per un po' influenze varie di questa stagione un po' particolare, no? Un po' caldo, un po' freddo, quindi devo dire che parecchi piloti hanno dovuto dare forfè. Esatto, partiranno dalla prossima gara, che è a Imola il 7 e 8 maggio. E qui invece siamo all'1:30 e fa molto caldo, direi che 48 minuti più giro senza cambio pilota, ma rimanendo su anche dopo il pit stop è molto impegnativo. Esatto, perché nessuno corre, come hai detto tu, nessuno ha un compagno di squadra. Esatto, in questo caso nessuno ha un compagno di squadra. Devono, praticamente, è una
una nuova regola di quest'anno, una singola gara da 48 minuti, circa 50, con una finestra per la sosta obbligatoria a metà gara di 360 secondi, per cui devono semplicemente fermarsi e aspettare, ma non è che ci sia tempo per riposarsi, no? Quindi Saito McQueen ancora in testa, tallonato da Nando Cazzaniga, vediamo, seguito appunto da Merzario, sono tutti vicini, il quarto posto Davide Durante, poi Luca Bertini, Gabriele Pieralisi, Maurizio Fortina che è arrivato, è partito dall'ultima fila e sta rimontando un po' alla volta perché aveva un matrimonio a Salerno, quindi non ha fatto le qualifiche, non ha fatto le libere, non ha fatto le qualifiche, ma si è presentato, per cui per lui è un po' tutto nuovo, a parte simulatore, insomma la pista è nuova, vediamo cosa riuscirà a fare. Anche perché deve difendere il numero, esatto, da poco, perché è l'attuale campione in carica. Intanto Nando si sta avvicinando a Castiglioni, lo sta mettendo sotto pressione, eccolo che tenta, è un'impressione, ha tentato la e sta portando ce la fa, a buon fine, comunque tutti molto corretti per il momento, sembra di sì. Ecco che si vede anche Arturo, forse Nando ha preferito lasciar sfogare un pochino Castiglioni, Saetta McQueen, e ora ha ripreso la leadership e sicuramente deve cercare di spingere per prendere del vantaggio. Potrebbe anche essere che qualcuno dei primi abbia risparmiato un tiro di gomme, non lo sappiamo. Può anche essersi, non so dirti chi infatti. Vedo che potrebbe avere qualche problema Franco Bobbiese, non so, che infatti vedo in corsia box. Proviamo a sentire Stefano. Stefano, riesci a dirci qualcosa su Franco? Sì, sono qua con lui, penso che ci sia un problema alla frizione. Franco, cosa c'è? Sì, problema di frizione. Qua lui al primo giro, fino al primo giro, due marce non sono entrate e poi sul rettilineo la macchina non riesce a... non ha trazione. Sì, probabilmente ho un problema di frizione, ho un problema al cambio, alla coppia conica. Purtroppo adesso faremo un controllo ai ragazzi e vediamo se riusciamo a farlo ripartire. Ok, grazie. Secondo te, Andrea, una sosta così poi ovviamente la gara rientrare, ma è pregiudicata, certo, una gara comunque di 48 minuti, ma è quasi sprint, perdere anche soltanto un giro è irrecuperabile. L'unica cosa che si può fare è rientrare per fare un po' di pratica, insomma, certo, no? Girare, certo, anche per vedere testare. Poi la messa a punto, visto che poi non ci sono più le pressioni e i duelli, si può concentrarsi soltanto sul setup. Intanto i ragazzi stanno controllando parte posteriore, certo. Peccato perché le Lotus sono anche rinomate per la loro affidabilità. Diciamo che potrebbe essere stato il pilota, vediamo poi. L'unico aspetto positivo è che se non dovesse riprendere Stefano, vai. Sì, vai. No, niente, volevo riferire cosa è successo alla macchina di Franco. Praticamente si è rotto il semiasse di sinistra qua a Roma. C'è il tornantino in cui si sollecita tantissimo il semiasse di sinistra, la ruota si alza spesso, tenta di patinare e quindi purtroppo ha ceduto il semiasse di sinistra. Infatti, tra l'altro il semiasse è uno dei pochi pezzi che si possono rompere da nuovi e magari durano 3 gare, 4 gare da usare, quindi va un pochino anche fortuna, sì. L'unico aspetto, diciamo, positivo se si può trovare in questa cosa, che può venire a fare il suo lavoro qui dalla cabina. Esatto, può aiutare. Esatto. Io mi scuso con i nostri amici che ci stanno seguendo, tra l'altro, sia da Sport Action, Digitale Terrestre, canale 195, sia da Sky 892 e sia qui da Roma, sempre dal digitale GTV Intermotori, che è il canale 629. Mi scuso perché diciamo che è il primo commento che faccio, per cui se poi Franco verrà a darci una mano sarà naturalmente... Ma sei brava, sei brava. Grazie. Tu tra l'altro non sei nuovo invece di cabine di no, commento. Da un paio d'anni affianco l'amico Nicola Villani nel